c'è la possibilità. L'antitrust esce con 5.000 per la farmacia. Mi dica da dove le ha prese. Ecco, ma c'è la possibilità che con un'eventuale liberalizzazione che vada in questo senso, anche oltre che poi per tutti gli altri aspetti che abbiamo appena spiegato, ci sia una riduzione o comunque una revisione della lista dei farmaci prescrivibili? Cioè che ci saranno dei medicinali che perderanno la ricetta, in sostanza? Cioè gratuiti? No, no, non prescrivibili, che potranno essere venduti a chiunque senza infatti, la ricetta medica. È quello forse che è, scusi una cosa, chiariamo esattamente cosa sono i medicinali di fascia C, perché la gente spesso non lo sa. Esatto, allora, noi che cosa si è chiesto? Tutti i farmaci di fascia C, loro avevano già escluso quelli a base di stupefacenti, i tranquillanti, le benzodiazepine, la morfina e tutto. Poi ci c'erano problemi ormonali che possono dare problemi, e si è chiesto, cercate di affidare all'AIFA, che è l'organismo tecnico del Ministero della Sanità, di fare una cernita di questa fascia C, che sono i farmaci a pagamento con ricetta, di dare la possibilità di fare una cernia di questi prodotti, quindi una parte di questa fascia C andrà sicuramente nei supermercati e nelle parafarmacie. Sì. Quindi c'ha 100, mi sembra, 20 giorni l'AIFA per fare questa cernita, non credo che sia un lavoro complicatissimo, per selezionare i farmaci che quindi non avranno più bisogno di ricetta dai farmaci che continueranno ad avere l'obbligo della ricetta. Sono stato chiaro? Assolutamente, chiarissimo. Questo serviva. Questa è la posizione, insomma, questa è la situazione, e in base a questa situazione potrebbe ulteriormente cambiare? Ma non lo so il governo che cosa abbia in mente. Io soltanto dico, perché oggi abbiamo fatto un convegno, una tavola rotonda, noi siamo come numero di farmacie, una ogni 3.300 abitanti, nella media europea. Si parla del nord Europa, come il popolo liberista, ce n'è una ogni 4.800 cittadini. Quindi io dico, possibile che Monti, che è preparatissimo e stimo, non si sia visto questi dati? Di conseguenza ritenete l'attuale numero quello giusto rispetto al paese? Ma è un numero giusto, ma lei pensi, la Francia ha più farmacie di noi. Il governo francese da anni sta facendo una campagna aiutando anche le farmacie per ridurre il numero, e sa perché? Perché la Francia è il paese che consuma più farmaci di tutta Europa. Mi consento l'ultima domanda al volo, prego. Perché è una di quelle che poi ha determinato polemiche. Mi dica. Questo allargamento dei prodotti che voi vendete ha creato qualche problema anche di rapporto con le altre categorie merceologiche, mi spiego. Molti vi accusano di esservi troppo allargati rispetto ai prodotti che sono in farmacia. Ma i prodotti che sono in farmacia, a parte farmacie megagalattiche, ci saranno, che non voglio entrare nel merito, c'è un listino che possiamo vendere di prodotti salutistici, e si è allargato anche, modificato negli anni, la ricerca di benessere da parte dei cittadini. Poi se qualcuno esagera lì, allora si deve intervenire cercare di modificare. Questo vi pone in frizione evidentemente poi con gli altri negozianti. Ma non credo con la grossa distribuzione, che gli facciamo un baffo alla grossa distribuzione. Ecco, no, ma del doppio glielo facciamo, scusi il termine, prego. Non carino di poterlo dire, soltanto quello che si dovrebbe sostenere, di avere molte volte si è cercato di allargare la sfera di prodotti di vendita, perché le regioni non pagavano. Da Roma in giù le regioni hanno ritardi di pagamento costanti. Io vorrei sapere il Presidente del Consiglio che cosa vuol fare, visto che deve sanare tutta l'economia, speriamo, italiana, e abbiamo fiducia in questo, che cosa vorrà fare per mettere in regola queste regioni che non rispettano i tempi. Questo è un altro capitolo. Allora è un capitolo che pesa su tutto, pesa su tutto. Quando ci levano una parte della fascia C, ci creano e ci levano liquidità che serve per finanziare il servizio sanitario. Ecco, è stato molto chiaro, Presidente, noi la ringraziamo per questo e per la disponibilità che ha avuto nei confronti della nostra emittente, le auguriamo un buon lavoro e poi seguiremo, insomma, grazie, quello che succederà. D'accordo, grazie, arrivederci. Grazie al dottor Franco Caprino, Presidente di Federfarma Roma e Lazio, noi siamo in pausa, ci fermiamo.